Cerchietta, zona infetta da partigiani. Quella mattina del 1945 fummo prelevati dai soliti militari tedeschi per essere accompagnati ai rispettivi posti di lavoro. Dopo circa 15 chilometri di lenta marcia arrivammo al ponte di un fiume. Io mi trovai fra i primi della colonna e vedemmo che oltre il ponte c'erano schierati 25 carri armati, pronti ad aprire il fuoco. Ci guardammo tutti attorno e ci accorgemmo, sbigottiti e increduli, che i nostri aguzzini erano spariti. Attraversammo il ponte e, fissando lo sguardo davanti a noi, ci accorgemmo che il sogno che stavamo facendo qualche attimo prima era invece realtà. Io raccomando a voi che siete studenti, quando raggiungete un posto di responsabilità nella società, fate in modo di lavorare per la pace. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Atos. Sognavamo un mondo diverso, un mondo di libertà, un mondo di giustizia, un mondo di pace e un mondo di fratellanza e di serenità. Ho 85 anni, da allora ne sono passati 60 e purtroppo questo mondo non c'è. Ora riflettete, ragionate con la vostra testa e continuate la vostra lotta. Poter essere inesorabile e di non dover sprecare la mia attività, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Nessuna conquista è per sempre, c'è sempre qualcuno che è interessato a toglierla, per cui resistere è non solo un dovere ma una necessità dei giovani, altrimenti non si va avanti. A 20 anni sono partito per la Russia. Sono stati portati sul Don, poi in gennaio siamo stati attaccati e ho dovuto fare la ritirata. Io facevo parte della Tridentina, e poi è stata quella che ha dovuto sfondare tutti gli attacchi dei paesi per arrivare fino a Nikolaev. Nikolaev era l'ultima battaglia che è stata fatta e lì ci sono stati molti morti. Il pericolo, oltre di essere ferito, c'erano 40 gradi di freddo sotto zero, oltre perciò lasciava la pelle. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Atos. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia.
siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. È la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Io raccomando a voi che siete studenti, quando raggiungete un posto di responsabilità nella società, fate in modo di lavorare per la pace.